sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. E se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Parola del Signore. Meditiamo due punti di questo bellissimo Vangelo. Con questo Vangelo Gesù, col simbolo del chicco che muore, preannuncia la sua passione e morte, e dice che sarà una morte feconda, fecondissima, e così è stato. Dalla morte e risurrezione di Gesù è entrata la vita divina nel cuore di tanti, milioni e milioni di persone in questi 2000 anni hanno ascoltato il Vangelo, hanno avuto lo Spirito di Gesù. Ecco, questa grazia anche possiamo viverla noi in piccolo. Difatti Gesù dice: chi perde la vita la salverà, chi vuol tenere la sua vita per sé la perderà. Vuol dire che noi dobbiamo fare come Lui, morire per poter risorgere. Cosa vuol dire per noi morire? Vuol dire amare, dare la vita agli altri, cercare di essere un aiuto efficace per gli altri, uscire da sé per capire i bisogni dell'altro è una morte a livello spirituale e psicologico che porta frutto, porta la gioia a noi e dà un grande aiuto agli altri. Chiediamo a Gesù proprio che con la forza di questa messa possiamo andare avanti, diventare anche noi un piccolo chicco che muore, amando il prossimo, quelli che il Signore ci ha messo accanto.